Ciao amici, è finito da pochi minuti il 64esimo Campaccio Cross Country. Siamo qua insieme a un grande protagonista, Eyob Faniel, quest'anno quarto, un grande miglioramento rispetto al 2018, l'ultima sua gara qui a San Giorgio sul Legnano. Subito le impressioni di gara. Ma allora, sì, sicuramente sono arrivato, ciao a tutti, sono arrivato molto più preparato oggi che nel 2018. Cioè, preparato in senso che nelle distanze un po' più corte di quelle che faccio di solito, che è la maratona. E le ultime volte sono sempre venuto con una preparazione molto più della maratoneta o all'inizio di una preparazione della maratoneta. Oggi invece arrivo in una condizione decisamente decente e soprattutto preparando la mezza maratona, visto che 2 settimane fa ho fatto il record italiano della mezza. Le sensazioni oggi proprio in gara, perché a un certo punto ti sei un po' sfilato, sei stato indietro, poi hai recuperato, mi sembra, nel finale. Sì, no, ho sempre gestito, ho sempre corso sotto controllo. Ovviamente i primi 3 davanti erano irraggiungibili e avevano un altro passo, quindi fossi andato con loro sarei scoppiato, e quindi ho deciso di correre dietro e ho sempre controllato, e quando ho trovato l'occasione per rilanciare, ho rilanciato e sono stato bravo a trovare il momento giusto per attaccare, e quindi bene. Poi da maratoneta sono riuscito anche a finire forte in volata, quindi va bene così. Che voto ti daresti oggi? Ma oggi mi darei un 9,5. Sì. Livelli alti. Sì, me la merito. Per quello che sto facendo ora, per come sono arrivato oggi, penso di averlo gestito al meglio. Meglio di così non lo potevo gestire, quindi sono contento. Adesso lo chiediamo a Ruggero Pertile di questo voto, perché era un tranello questa domanda. Lui è Ruggero Pertile, grande maratoneta azzurro, lo conosciamo tutti, da qualche anno è l'allenatore ufficiale di Eyob Faniel. 9,5 sta un po' volando alto questo ragazzo, o è giusto, o è meritato questo voto? Beh, intanto i complimenti per l'organizzazione, non è facile oggi organizzare le gare, e veramente un plauso enorme all'organizzazione. Sono stati bravi, hanno portato una bellissima gara, gli atleti hanno bisogno di gareggiare, questo certo. È molto importante, perché non ci si può solo allenare, e quindi era importante fare questa gara. Per Eyob oggi correre sul cross è una cosa un po' diversa, anche perché poi le chiodate non le metteva da tanto tempo, ed è una corsa diversa, è una corsa che bisogna saper cambiare ritmo, fermarsi, ripartire. Diciamo cose che lui fa un po' fatica a farle, però diciamo che io sono contento di questa gara e penso che sia un test importante in vista di andare avanti con la stagione, di fare bene poi Tokyo. Perfetto, adesso parliamo anche un secondo dell'inizio della stagione, ma prima volevo ancora sapere una cosa che ha destato un po' di curiosità: queste scarpe chiodate che non indossavi da ormai 3, 4, 5 anni. Hai fatto una prova nell'ultima settimana, come è andata? Ma sì, avevo sempre dei problemi sulla pianta del piede. E quindi spesso non la usavo mai le chiodate, perché i chiodi poi mi davano fastidio, soprattutto quando trovavo dei sassolini, andavo a scontrarmi con dei sassolini, i chiodi andavano a scontrarsi con i sassolini. E ora spero di aver passato quel momento di difficoltà, oggi l'ho indossato, oggi è andato tutto bene, sono contento, e sì, erano ormai 4 anni che non indossavo un paio di chiodate ed è per me tutto nuovo, però... Devo dire che preferisco comunque rimanere sulla strada con le scarpe di gomma lascio fare agli altri i cross, però ogni tanto è giusto anche cimentarsi in queste gare, visto che poi quest'anno diventa difficile trovare gare, ecco. Quindi, come diceva Ruggero, un grande complimenti all'organizzazione, che ha fatto veramente un capolavoro e soprattutto gestito tutto alla meraviglia, quindi veramente complimenti. Grazie, girerò sicuramente i complimenti alla Unione Sportiva San Giorgese. Veniamo un po' al futuro, all'immediato futuro. Hai già parlato ovviamente di Olimpiadi, di Maratona di Tokyo 2020. Ci sono diversi mesi davanti. Qual è il programma dell'allenatore di Eyob Faniel? Beh, adesso farà un altro test sul cross, lo vedremo la settimana prossima alla 5 Molini. Così potrà fare 2 test consecutivi per testare ancora la sua condizione e gareggiare con gente comunque qualificata, che è tutto bene.
E poi pian pianino terremo ancora la condizione per poter fare ancora una gara su strada, per poi dare un attimo di fiato e poi la preparazione in vista di Tokyo, quindi con periodi di altura, se ci saranno, ci sarà la possibilità di fare qualche verifica anche su qualche gara per arrivare pronti all'appuntamento più importante della stagione. Benissimo, io vi ringrazio personalmente e un saluto a voi, saluto finale agli amici del Campaccio che staranno sentendo questa intervista. Certo. Ciao a tutti e ci vediamo il prossimo anno, speriamo tanto di vederci nella data giusta, il 6 di gennaio al prossimo anno. Ecco. È stato bello esserci, alla prossima. Bene, ciao a tutti. Ciao. Ciao.